In questa puntata di In Viaggio con me andiamo alla scoperta di Malta, una meta vicina e forse un po' sottovalutata, perché questo piccolo paese in mezzo al Mediterraneo è invece capace di stupire con la sua storia millenaria, le cui origini si perdono addirittura in epoca neolitica con diverse testimonianze come i templi di Gigantia. Anche l'affascinante capitale La Valletta è patrimonio dell'UNESCO, un luogo pieno di tradizioni, soprattutto quelle lasciate dai cavalieri dell'Ordine di San Giovanni e da celebri personaggi come il nostro Caravaggio. Spesso sotto assedio, ad opera di numerosi nemici, l'isola è disseminata di vecchie fortificazioni e cittadelle protette da mura. Angolo di paradiso per gli amanti del mare, delle belle spiagge e del buon cibo, Malta nasconde anche molti segreti, alcuni dei quali nelle viscere della terra. Tutto questo in viaggio con me. Per entrare nel giusto spirito maltese, iniziando la scoperta del più piccolo paese della comunità europea, una buona idea è partire da Gozo, la seconda delle tre isole principali di questo stato, che ha mantenuto meglio il suo stile mediterraneo, ammorbidito dall'impatto della modernità. Le cose da fare e da vedere sono molte, ad iniziare dal necessario pellegrinaggio delle chiese, che qui a Malta sono tantissime, ben 359, un numero esagerato se considerate che la popolazione totale supera di poco il 500.000. D'altra parte, l'evangelizzazione cristiana è iniziata proprio da San Paolo, che naufragò su queste isole nel 60 d.C. La parte più antica del Duomo di Mosta, chiamato anche il Pantheon Maltese, ma ufficialmente nota come la Rotonda di Santa Maria Assunta, nasconde una piccola anticipazione di quello che vedrete nella Cattedrale di San Giovanni a Malta. Accanto al nucleo originario, risalente ai primi del 600, i cittadini di Gozo hanno poi costruito una chiesa enorme per competere con l'isola principale sul primato della chiesa più grande. Vabbè, qui funziona così. Andando alla scoperta delle origini di Malta e dei primi abitanti di questi luoghi, una visita ai templi di Gigantia, patrimonio dell'UNESCO, è necessaria. Quando si pensa al megalitico ci viene subito in mente Stone Age, però anche Malta conserva alcuni luoghi davvero peculiari e misteriosi, come questo di Gigantia, che risale addirittura a 3600 anni prima di Cristo, dunque ancor prima della costruzione di Stone Age. I due templi che si possono ancora ammirare in buone condizioni, pensate che risalgono a 3200 anni prima di Cristo, tanto da essere le costruzioni umane più antiche al mondo ancora visibili. La leggenda vuole che siano stati dei giganti a edificarle, visto che alcuni massi pesano più di 50 tonnellate. In realtà i nostri antenati usavano sofisticate tecniche, dimostrando di essere molto più evoluti di quanto immaginiamo. Ovviamente necessaria è anche la visita della città principale di Gozo, Victoria, anche chiamata con il vecchio nome Rabat. Un viaggio nel tempo, soprattutto entrando dentro le mura di fortificazione della cittadella, che rappresenta anche la principale attrazione perché qui si trovano la Cattedrale dell'Assunzione, il Museo Archeologico di Gozo, ma anche per il clima che si respira tra i bastioni un tempo presidiati dai cavalieri dell'Ordine di Malta. Arrivati alla sommità della cittadella, potete anche godervi una bellissima vista dell'isola. Thank you.
Per un contatto con la natura e quindi con il mare, che è il punto di forza di questa destinazione, suggerisco anche una tappa alle vecchie saline scavate nella roccia che risalgono originariamente a più di 2000 anni fa. Opera dei Romani, si snodano per 3 km lungo la costa settentrionale dell'isola. Le saline di Shuemi fanno parte della storica tradizione gozitana della produzione di sale marino che per alcune famiglie continua ancora oggi. Prima di lasciare Gozo, fatevi anche un bel bagno in un angolo molto suggestivo e anche poco frequentato come l'insenatura naturale di Wadi Lastri, una lingua tra le rocce che sfocia in mare aperto. Un tuffo che ricorderete a lungo. Ricorderete a lungo anche le bontà della piccola panetteria Merker a Nadur, che dal 1899 sforna pane, pizze e le tradizionali torte salate che qui chiamano fira. Non andate via da Gozo senza aver fatto un'adeguata scorta di queste prelibatezze. Approdati sull'isola maggiore di Malta, una visita alla capitale La Valletta è essenziale per prendere le misure con questa destinazione ricca di storia e tradizione, crocevia di invasioni, migrazioni e commerci. Una meta da sempre strategica per la sua eccezionale posizione nel Mediterraneo. Dai Neolitici ai Fenici, dall'Apostolo Paolo ai Cavalieri di San Giovanni, ma anche Napoleone e l'Impero Britannico, tutti hanno lasciato la propria impronta su queste isole. Una delle testimonianze più radicate è ovviamente quella dei Cavalieri, il cui spirito riverbera in modo potente nella Concattedrale di San Giovanni, impreziosita dalle eccezionali decorazioni barocche di Mattia Preti, ma anche dalle preziose cappelle laterali e da oltre 400 tombe che rendono il pavimento di questa chiesa davvero spettacolare. Spettacolare è anche il quadro di Caravaggio conservato nell'oratorio. La Decollazione di Giovanni Battista è il più grande dipinto che l'artista abbia mai realizzato e l'unico che porta la sua firma. Le cose da vedere sono tante sia a La Valletta sia nelle vicine e famose tre città di Vittoriosa, Cospicua e Sengla. Ma una buona guida vi offrirà tutti gli spunti che volete per scoprire questa destinazione. Quello che non troverete probabilmente in una guida sono le indicazioni per il passaggio nascosto di San Gregorio. Le storie misteriose sono sempre nascoste. È un po' strano, ma è così. E una di queste a Malta è davvero in un posto improbabile. Seguitemi, vi faccio vedere qualcosa di assolutamente incredibile. Questo ammasso di teschi e ossa, ora catalogati e studiati e poi rimessi nel posto dove sono stati trovati per caso nel 1969, raccontano una storia ancora poco chiara e avvolta nel mistero. Con ogni probabilità sono i resti degli abitanti di Zeytun, morti tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, rimossi dalle tombe della chiesa di Santa Caterina, oggi nota con il nome di San Gregorio. Ma proprio la chiesa in cui ci troviamo nasconde un altro mistero. Qui, infatti, in modo molto ingegnoso, sono stati costruiti dei passaggi segreti sotto la cupola e grazie a delle piccole fenditoie quasi impossibili da vedere all'esterno si potevano osservare gli sbarchi dei nemici sulle coste per poi dare l'allarme alla rete dei 13 castelli difensivi dell'isola. Una chicca da non perdere, anche se non è facile farsi aprire le porte di questo luogo particolare.
Gli echi degli scontri epici che l'isola di Malta custodisce risuonano anche in un'altra attrazione decisamente poco evidenziata dalle guide, ovvero le Victoria Lines. Queste costruzioni militari furono edificate dall'esercito inglese alla fine dell'Ottocento lungo l'asse da est a ovest e sono in parte ancora visibili e percorribili, tra l'altro offrendo un trekking piuttosto originale lungo scorci e panorami molto belli. La parte meglio conservata è quella che si trova vicino alla torre di Nadur. Altro aspetto che forse non troverete nelle guide è il vero motivo per visitare la cittadina di Marsha's Lough. Certo, questo posto bucolico e romantico, ancora caratterizzato dalla vera vita dei pescatori con le loro reti e le imbarcazioni colorate, è una valida ragione, ma ve ne dico un'altra altrettanto valida. Qui si mangia il polipo più buono del mondo, morbido, gustoso, davvero speciale, e anche in questo caso c'è un segreto che mi sono fatto svelare da Giuseppe, proprietario del ristorante Rising Sun che la sua famiglia gestisce da oltre 200 anni. Il segreto, il polpo deve fare congelato, impanire per mezz'ora, poi spegnere, lasciarlo là per un altro quarto di ora e non buttare l'acqua del polpo. Tagli il polpo, l'acqua del polpo è a parte per fare le spaghette, ti sbollire le spaghette sull'acqua del polpo. Quando cucina il polpo con l'olio, mette un po' di questo stock, cogliamo stock, un po' di olio di oliva e fuori. In un lungo weekend a Malta, destinazione perfetta 365 giorni all'anno, metterei sicuramente in un itinerario di viaggio una gita a Widizuri, che viene anche chiamata più facilmente Blu Grotto. Siamo nella zona meridionale dell'isola e questo angolo del paese è probabilmente tra i più iconici e fotografati per la scenografica presenza delle rocce a picco sul mare e i colori dell'acqua che tendono al turchese. Un paradiso da vivere da vicino con una breve escursione in barca che sì, tende a essere un'attività piuttosto turistica, ma ne vale comunque la pena, anche se meglio sarebbe fare un'immersione subacquea, perché qui sotto si trova anche un relitto di una nave che rende il panorama marino ancor più interessante, come potete apprezzare in queste immagini dal canale Diving in Malta. Nel taccuino di viaggio suggerisco di mettere alcune altre escursioni, come quella a Medina, che fu la vecchia capitale di Malta fino al 1530 e che conserva ancora adesso il fascino quasi inalterato degli antichi fasti, quando le strette vie di questa cittadina di chiara impronta araba erano popolate da nobili famiglie e dai cavalieri di San Giovanni. Un luogo piuttosto unico e affascinante che, seppur visitato da diversi turisti, sorprende per il silenzio che si può ascoltare tra i vecchi palazzi e le chiese come la Cattedrale di San Paolo. Un momento speciale per vederla è durante il festival medievale che qui si svolge ogni anno, generalmente a maggio. A una manciata di minuti da Medina ho trovato particolarmente interessanti anche le catacombe di San Paolo. Questo grande complesso di gallerie e camere mortuarie sotterranee, il più grande dell'isola, rappresenta infatti una delle principali testimonianze del periodo paleocristiano a Malta. Le catacombe erano situate all'esterno della vecchia Medina perché la legge dell'epoca vietava le sepolture all'interno della città. Questo cimitero funerario offre diversi esempi di sepoltura, tra cui le caratteristiche tombe a baldacchino. E, rimanendo sottoterra, c'è un altro curioso posto da scoprire. Uno degli aspetti che adoro dei viaggi è quando si trovano delle cose che non ti aspetti. Sono venuto a Mangiar a mangiare il coniglio, che è il piatto nazionale maltese. Ma parlando poi con i proprietari di questo ristorante, mi hanno detto: noi abbiamo un
piccolo segreto che, se vuoi, ti mostriamo. Cioè, sotto il ristorante si trova quello che è un rifugio, un vero rifugio antiaereo costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. Lungo diverse centinaia di metri poteva rifugiare oltre 400 persone. Scavato interamente a mano, a colpi di piccozza, in questo posto non solo si dava ospitalità agli sfollati, ma sottoterra si erano organizzati anche un punto di primo soccorso, dei luoghi per l'insegnamento e, ovviamente, l'immancabile altare per la messa. State tranquilli, anche se Malta è piena di misteri, strane storie e luoghi sotterranei, è per fortuna una meta ideale per il divertimento. Basta aspettare il tramonto per fare un ultimo bagno al mare prima di andare a cena rimanendo a pochi passi dalla spiaggia. Ma se è il divertimento notturno che cercate, a St. Julian o a Slima troverete tutto quello che fa al caso vostro. Locali, discoteche e della buona musica dal vivo. Ma prima di lasciare l'isola ci sono altri piccoli riti da compiere. Uno di questi è quello dei pastizzi. I maltesi, un po' come gli italiani, si godono la vita e non c'è mai un momento sbagliato per mangiare un pastizzo o pastizzi al plurale. Praticamente una via di mezzo tra una sfogliatella e un rustico, che è, diciamo, lo street food nazionale. Io preferisco quello al ciso, alla ricotta, per me è eccezionale, ma mai bevuto senza il kinney, ovvero il chinotto locale. Enjoy! E per chiudere in bellezza un lungo weekend a Malta, suggerisco di visitare la Torre di Sant'Agata, eretta nel 1649 per controllare e difendere lo stretto tra Malta e Gozo dagli attacchi dei nemici. Ma rimanendo nella parte nord dell'isola, non perdete l'occasione di andare anche alla Coral Lagoon. Questo cratere tra le rocce che scende fino al mare è uno degli angoli più affascinanti e particolari dell'arcipelago maltese, probabilmente il posto che ho preferito di più. Un paradiso per i sub, ma anche simbolo inconsapevole di questo paese, che pur piccolo non è mai scontato ed è sempre in grado di stupire.